Allora, come ti chiami su Scacchi? Chess.com. Invece, di quale stiamo parlando? Chess.com. Vai, metti Possiamo dire chess.com. che la regina degli streamer sfida il re dei TikTok? Ah, dei TikTok cringe. Vediamo, Ma vediamo. effettivamente, Eccoci. no, no, messo 10 minuti, dai, dai, dai. Vai, vai. Messo 10 minuti, Allora. tocca a me. Vado. Vai. Ok. Vado, eh. Neanche se puoi fare il classico commentazio. Commentazio classico, ecco la presa qui. E poi ancora mossa di cavallo. Da parte di Hakimi. Ah, giusto, scusami, ho dimenticato. Commento tagliente, Luis. Un'altra spinta di pedone qui. Parte Ottima di Yeah spinta di Boy. pedone. E già da qui in poi non so più che fare, Cheat. risata malefica di Andrea. Spinta interessante qua. Potrebbe essere interessante. Andrea Chimi. Interessante Sto più provando in. questa nuova apertura, però non so bene cosa fare dopo la terza mossa. Grazie, Come vinci per noi Tipegnonate. contro il male dei giorni nostri, i TikToker. Sì, non fate all-in ogni volta nei punti canale. Sarà la presa la scelta conseguente, ma subito la ripresa di Andrea Chimi e quindi Ed è scacco per il nostro. uno Ed è un scacco che piccolo piace dare di scacco. solito proprio ad Andrea Chimi. Vediamo quale sarà la sua risposta, se copierà qualcosa dal manuale di Hank qui. No. Faccio Ah, non è così. scusato, non è ancora mosso. Faccio così. Lui mi mangia. E secondo me è la mossa. È una mossa ok. Hakimi titubante questo martedì sera. toccherà due volte lo stesso C'è pezzo un qui, salto Andrea Chimi. speciale a Porterà 7 indietro classi. Ah, ma il sono cavallo. stupido, sono stupido. Vabbè, sono stupido, dai, ragazzi. Grazie, panna col pesto. Vabbè, lo sapete, non ho un grande QI. Non ho un grandissimo QI. Boh, 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 boh,
C'è una mossa di cavallo. C'è una piccola regina di cuori che spenge i colori. Regina di cuori che spenge i colori. A chi mi dissimula? Toglie il pin dal cavallo con questa mossa. Adesso potrà trotterellare, libero. 33 trentini. Grazie. È solo 5 mesi in cui butto soldi per guardare un TikToker truzzo. Che sono io? Eh sì. No. Domani finiamo su Webbo, eh? Questo è un grande articolo per Webbo. Tra l'altro domani alle 18 ci sono gli Oscar di Webbo. Ah, vedo che sei aggiornatissimo, sì. Perché attenzione qui. Prendono il loro tempo per valutare la mossa. Salute. Ci sono possibilità interessanti. Salut. Vediamo cosa decideranno di fare. Ok. Avanzano ancora. Anche loro toccano due volte lo stesso cavallo.
Ma questa mossa, non dico un cazzo. Avanti, Savoia. La partita Hakimi molto bene, mossa molto corretta da parte sua. Grazie, tizio. Grazie, Izan G-Style. Grazie, Atwit Fan. Grazie, Ale Mushrana. Buona partita e buona serata, figliolo. Ti voglio bene, mamma. Un attacco qui con l'alfiere, ma che mi lascia francamente perplesso. Grazie della modifica, bell'uomo. Il papa è gay. Non è gay il papa. Allora, non resta che premere il grilletto. Mi lasci pensare. Ma chi mi stratega? Ah, non preme il grilletto. Procede cauto. Sì, ma qui c'è una mossa fortissima che trovano subito. Abbastanza cauto. Mossa non, molto forte. Io che non viene posso subito fare niente. Se non perdere la regina. Meditato, spietato il TikToker. Sì, esatto. E ha concesso la regina, era in una situazione di vantaggio prima Andrea Hakimi, ma qui si mette sotto. Mi metto in svantaggio. E almeno si riesce a mangiare il alfiere. Prendendo in ostaggio la regina. Vabbè, ma avevo una cosa nell'occhio. Non l'ho vista. Ci spa nell'occhio per Andrea Hakimi, ma in realtà qua c'è una mossa mi sa che non la conoscono. Era possibile una presa en passant da parte di Daniele. Ma io sono... Cosa è successo? C'è uno scacco. Ah, ok. È vero, Daniele poteva andare in H5. Bella modifica, bella Omi. Bella monster. No, poteva prendere il pedone. Qua l'ha presa en passant. Spinta ancora, attacco alla regina. Ma questa notte ancora nostra. Notte prima degli esami. Ma la partita è ancora aperta e Hakimi ha il vantaggio dell'orologio. Vedremo se basterà. Ricordiamo a Yeah Boy 4, 7, 8 e ha 5 minuti a disposizione. Con 2 minuti in meno di Hakimi. Regina, che qui ha fatto un grande lavoro, ma si trova al momento sotto attacco, collega Luis. Dici bene. Questa notte è ancora nostra. Potremmo comunicare anche tra di noi come fanno. Sì, sì, infatti. Commentatori. Di solito leggono le schede della vita, del passato, del calciatore, dell'atleta, no? Andrea Hakimi sulla scacchiera ormai da circa una settimana. Hakimi classe, ricordiamo, classe 18 dell'800. Terzo per me, amore mio. Ha visto giocare Capablanca nei suoi giorni. Vediamo se... Ma questa notte ancora nostra. Regina, ma come che fanno si... le segretarie a farsi fare quelle cose? Regina che si infila in mezzo ai pedoni, qui. Intelligente la mossa della regina. Intelligente anche la difesa di Hakimi. Che scoraggia
Yeah, boy. Basterà una spinta di pedone per attaccare ulteriormente la regina. Dici bene, Hank. Ma presa, qui. Pedone. Scacco di donna. Oh, 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 oh. Mosse che accadono, tanto. Di dubbio sapore. Pedone è lasciato attualmente isolato. Vedremo se vorranno difenderlo o no. Preferiscono cercare di portare in salvo la regina. Intanto qua un interessantissimo doppio attacco, frutto delle strategie che Andrea Kimi sta facendo negli scorsi giorni. Staremo però a vedere la reazione, temo piuttosto costretta, da parte di Yeboy. Dici bene, Hank. Ed è l'occasione del recupero qui, momentaneo, quantomeno. Un nuovo pareggio. Ciao ragazzi, a cosa state giocando? Pazzo. E chi l'aveva visto? Non l'avevo minimamente visto. Gli costerà la torre e... La presa larga, il nostro... Hakimi. Come il mio cavaliere. Situazione non facile qui per Hakimi. Può fare piazza pulita. Scusatemi. Ciao a tutti amici di telefonino.net. Oggi abbiamo un Nokia Express Music 5600. Viene col caricatore standard e la batteria da 3000 mAh. Magra consolazione, un pedone da 2 mAh. Grazie, Bri. Grazie Luca. Fega. Ricordiamo che Yeboy non ha ancora mosso metà del suo entourage. Sì, le sue forze sono ancora costipate dietro la linea pedonale, ma il vantaggio posizionale è chiaro. Il re di Andrea è in fuga ed è sotto di 4 punti. Se Yeboy non si farà schiacciare dalla pressione del tempo, potrà portare la vittoria a casa, ma mentre dico queste cose, scattano. E sono 9. Grazie, Lazzaro. E il tempo passa. Ancora Yeboy dovrà liberare un alfiere, un cavallo, una torre. Mi ha preso la torre nel frattempo. Ma questa notte ancora nostra, io non posso fare niente, mi sa che è arrivato il momento di iniziare questa fuga. Inizia dunque la fuga, vediamo se, ecco qua, semplice presa della torre. E da qui potrà mangiarsi quasi tutto ciò che Hakimi possiede, senza troppi rischi. Sì, Hakimi ha ben poco da fare, caro amico e collega estimato Luis. Dici bene, Hank? Per favore mi levi la lingua dal culo che devo scorreggiare. La lascerò lì, perché mi piace. Anche a me, devo ammetterlo. Sai, ti ho sempre trovato carino. Anch'io. Solo che non ho mai avuto il coraggio di dirtelo, perché ti morito. Sì, grazie Shadi, grazie Giandalpi. È bello che riusciamo ad aprirci. In tutti i sensi. Oddio. Telegrana, mimimi.
Telecamere. Ed ecco qui la presa forte, dura, da parte della regina. Spinge un altro pezzo dentro. Ah, Kimi. Il nostro yeah boy dovrà qualche portare sul campo un altro Grazie pezzo. Buggio. Re alla riscossa per proteggere gli alfieri, ma basterà. Ricordiamo Akimi. Ma questa notte ancora un poco nostra. Ma come fanno queste piccole segretarie a fare queste piccole cose con gli avvocati? Grazie Better Call Gozo. Più 12, yeah boy. La vittoria è in saccoccia, ma l'orologio scorre a suo sfavore. Riuscirà a trovare il mating net di cui ha bisogno. Yeah boy libera l'alfiere. Tridance clap, tridance clap, tridance clap, tridance clap. Però non corrisponde con la posizione del re, che resta sul bianco. Già, ottima lettura qui, Luis. Grazie, grazie anche. 40 secondi per Yeah Boy, che diventano immediatamente 35, esattamente 5 secondi dopo che ho detto 40. E ancora 30. Grazie Mirko. Sì. E, sono e adesso 9? Sono 27, oh. Ne sono trascorsi 12. Yeah Boy se la sta prendendo troppo comoda e... Siamo già 15 Raga, secondi. Io non mi funziona niente perché io ho già mangiato. Che cosa? Come cazzo si chiama? Ora, l'alfiere. L'alfiere. Purtroppo ho un problema tecnico. Mi dispiace. Abbiamo vinto. Grazie, Simo. Vincerà Akimi per Akimi. Un errore tecnico. Per un... A me. Ma dai, ma che vuol dire? Ma dai! Ma era stato mangiato l'alfiere. Andrea Kimi wins by time out, cioè... Ehi, ma non è colpa mia! Peccato, vabbè. Però dai, vabbè, non male. Non male, c'era una piccola strategia che però con il mio controllo del tempo ho saputo bloccare. Non era roba stavissima, aveva mangiato l'alfiere. Secondo me siamo stati palesemente pingati. Sì, siamo tipo. Cioè, volete farne un'altra? Vai, proviamo dal telefono. Comunque, Yeah Boy in netto vantaggio. No, no, è il tempo, ragazzi. È il tempo, non è colpa mia. Ma che c'entra? Ma che vuol dire? Abbiamo palesemente. Vabbè, io ho già mangiato l'alfiere da mo. Ma non è come uno che. Se tu giochi in campo da calcio con la terra, è ovvio che a volte possono succedere cose strane. Cazzo. Capita. Vabbè, allora, buon game. Tocca a voi. Buon game, ragazzi. È l'ultimo. Anche se vincono loro, è un pareggio, perché ho vinto quella di prima a botta di culo. Però... Mette qui al silenzio delle telecamere la botta di culo. Ancora uno scontro facciale tra i pedoni nella zona centrale e la colonna E. Escono i cavalli trotterellando. In questi game ingenui. Ed ecco l'uscita dell'alfiere. Di tutta forza. Quella che stanno facendo sembrerebbe essere... Ho sbagliato a mettere il pedone, Dio caro, ho perso. Akimi è demoralizzato. Ho sbagliato a mettere il pedone. Non dovevo mettere quello lì. Ho sbagliato, ho perso. No. Sì, non sì. Grazie Maggie. È Greta Maggie? Ho sbagliato, ragazzi. Ci sono cascato di nuovo.
Ecco la presa. Ho sbagliato a mettere il pedone, perché lui fa così, io non lo posso mangiare col re, mi crea dei casini. Mi crea dei bei cazzi nel culo. No, se faccio così... E dovrei... Dovrei evitare. Grazie, ma... Credo. Devi spingere di 5 per bloccare quella roba. Ed era difeso dal cavallo. Ma sì, non era difeso. Sì, però lui mi mangiava col pedone. No, è difeso dal tuo cavallo. Sì, ma qua c'è doppio attacco, capito? Io c'avevo uno. Lui mangiava col pedone, tornava qua e faceva sempre la stessa cosa. Sì, ma tu avevi la mossa per poter togliere l'alfiere dallo spazio al re. Comunque non si basa sul passato, un gioco di scacchi, ma solo sul futuro. Il Joker aggressivo, comunque con delle palesi capacità. Auto blu, corroconi, mi fra, l'hai messa lì oppure là? Mi vuole dire dammi 5 minuti. Brum. Hakimi in crisi di mezza età. Qua c'è una lotta per il centro, palesemente. È una lotta per il centro. Forza su il morale. Competerà? Posso mangiare? Qui si è formata una guerra fredda di mosse. Solo Yeah Boy si è portato a casa un prigioniero. Sì, anche se il vantaggio posizionale sembra essere importante per lui. Vediamo Hakimi se deciderà di continuare lo sviluppo e attaccare il pedone attualmente solo... Io ho questo cazzo nel culo. Hakimi fa outing in diretta. Attenzione, uno scacco qui. Uno scacco che gli permetterà di mangiarsi l'alfiere. No, c'è il cavallo. Uno scacco che temo non sarà vantaggioso per Hakimi. Vedremo come risponderà Yeboe. Ecco la spinta. Regina adesso minacciata. E io la rimetto qua, con calma, con calma. È stata solo una piccola perlustrazione quella della regina. In questo game, Yeah Boy, scottato dalla differenza di tempo della partita precedente, si ritrova con più tempo di Hakimi. Ma già ci potevo pensare prima. Ancora mossa di sviluppo. Hakimi provoca il cavallo e dovrà muoversi. Scatenerà una reazione a catena tra i due. Vedremo se Yeah Boy andrà in ritirata. No, attacca. Infatti, ha provocato il cavallo. In un luogo ancor più spiacevole, perché ha, diciamo, ho costretto l'avversario a fare una mossa giusta. Però sì, un ostaggio a testa.
Hakimi ha una torre in pericolo. Hakimi dice ecco qua, la presa della torre inevitabile accade, più 7. Quantomeno un cavallo per il momento non pericoloso, quello di Yeboy. Buonasera. Rimarrà a mangiare il fieno. L'hai messa lì o messa là? Dove 5 minuti. Hakimi tenta di distrarre il TikToker con la musica. E anche lui va all'attacco. Qui diverse le possibilità per Yeboy. Yeboy pondera. Yeboy attacca ed è scacco da parte di Hakimi. Potrebbe procedere a un attacco della torre. Sfondando. Ed ecco. Hakimi attacca la torre. Shindegere. Shinderiu. Omaewa. Omaewa. Shinderiu. Omaewa Shinderiu. Gli orologi sempre più vicini. Ci sono altre aperture qui per Yeboy. Omaewa Shinderiu. Ragazzi, ma che cosa siamo arrivati a fare nella vita? Nandanatta. Scacco. Risponde. L'unico modo possibile. E qui... qui Hakimi si fa delle predizioni, delle paranoie. Qui mossa importante per Hakimi. Cioè non per Hakimi, per... scusate. Yeboy! E poi riesce a invadere. Sì, ma anche l'attacco di Hakimi è abbastanza interessante. Hakimi-san. Attenzione, attenzione. Che comunque torna a fare scacco, sì. Hakimi controlla che non possa essere mangiato. Mi si innervosisce, inizia a attaccare. Sono solo due mosse possibili qui. Sceglie bene. Un cavallo già la posso togliere. Non lo posso fare. Non lo posso togliere. Stapinnato. Stapinnato.
Vado un po' con i miei fra, perché lei l'ha messa lì oppure di là? No, no, in 5 minuti. Brum brum. Vieni qua che poi schiappiamo, che fa? In stato confusionale. Vantaggio di più 4 per Yeah Boy. Erroraccio! Erroraccio, recupera tutto Hakimi qui! Grandi possibilità qua per il giocatore iraniano. Ricordiamo, sulle scacchiere da più di 2 settimane. Si è capovolta la situazione. Il tempo è pari. E adesso Hakimi deve solo non sbagliare. Ho già sbagliato, eh? No. Grazie, Senabu. Bella Omi. Pardon. Tante possibilità, ma Andrea Hakimi deve decidersi. Sfruttai pochi secondi di vantaggio per pensarne una. Luis, intanto, crasha. Un altro scacco. Costretto qui alla fuga il re. Facile possibilità di scacco. Infatti la coglierà. Non so se è giusto, credo di sì. Attenzione però. Tre sono le 11. Cerca vendetta, il re. Potrebbe essere una mossa che costa cara. Grazie, Infatti, Hakimi Lucifer. trova una mossa molto interessante. La cosiddetta mating net sta arrivando. Grazie, Carbon.
L'abbandona però qui a Kimi e dà nuovo spazio al re di muoversi. Pum 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 pum. L'ho trollata? No, no, non l'hai trollata. Non ho idea di come andare avanti, ve lo dico sinceramente. Sono il re dei Gypsy, sono Gypsy King. Sto zitto che se no sta prendendo con me. Tempo pari fra i due. Vola la notte, vola. Ancora scacchi. E qui perde un pezzo però. Riesce a trovare la combinazione che gli fornisce un pezzo. E adesso è in discesa la strada per Hakimi. Fa entrare anche la torre. Zitto, coglione. Perfetto. Qui viene suggerito uno scambio, ma uno scambio ovviamente impari. Ehi, 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 come stai, Giullarone? Saluta il mio amico Emanuele Sniff, Sniff, Sniff 9999, perché non racconti del tuo passato politico a Grado e a Trieste? Saluti, un abbraccione. Che cazzo ridi, gioca e zitto. Ancora uno scacco qui. È una questione di veramente mettere i puntini sulle i per andare a Kimi. Ho perso l'alfiere, però vabbè. Venti secondi contro 5. Ancora scacchi. Ha perso anche la torre, ma userà il vantaggio del tempo, penso, per vincere. Cienzi, te non puoi stop che tu mappatri in campiac tu. Ente zitto. Vincerà per il tempo. Vabbè, per il tempo, regà, ma per il tempo. No, veramente Andrea aveva matto in 6 mosse. Lo so, però ho praticamente vinto la prima, vabbè. Peccato che non è finita. Vabbè, la prima diciamo che l'annulliamo, facciamo un altro giorno la rivincita, va bene? La prima l'annulliamo, vabbè. Va bene? Grazie, Medeo. Dai, allora facciamo così, ci riaggiorniamo domani, tanto il server ce l'hai, va bene? Vai. Grazie ragazzi per essere stati qua, non curatevi della chat, grazie mille per aver partecipato. Bello. Dai, belli raga, bella partita. Rappresentiamo TikTok Italia. Sì, sì, sì. Vai, bello.